on the low. What's up with you, ho? Bitches smoking dro. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow. Cause we go hard like that shit. They hustle on the boulevard. Fuck your broad, bitch. I bet I could. Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Welcome back on my channel. Questa volta di nuovo su Ride 2 con una nuova moto spettacolare da provare. Scegliamo subito una gara sport che supera i 650 pp, perché questa moto la proveremo sul circuito italiano, quello lì di Vallelunga, e utilizzeremo l'Energica Ego. Per chi se lo domandasse, è una moto del tutto elettrica. Qui potete vedere la descrizione della moto per chi fosse interessato. E nel frattempo, ragazzi, anche il design è spaventoso, è bellissimo. L'ho vinta in una gara che ho fatto precedentemente, che purtroppo non sono riuscito a registrare. Nel frattempo però iniziamo la gara. Ecco, per chi se lo stesse chiedendo, no, l'audio non è andato a puttane, è semplicemente che questa moto non ha un rombo, non c'ha un suono, a parte un fischiettio del suo motore elettrico. Allora, iniziamo bene la gara, siamo subito partiti in quarta posizione. Andiamo subito sulla prima curva a destra, larga, però stiamo tagliando e non va bene. Allora, ragazzi, questa è una moto spettacolare, una cosa di quelle che dici va bene, ok? È una moto inusuale da provare, ragazzi. Se vinco questa gara, oh, attenzione, il sorpasso subito, Subito, iniziamo il sorpasso e ci prendiamo la terza posizione. Iniziamo a arrancare davanti agli altri. Iniziamo a prenderli, anche se la prima e la seconda position stanno molto lontani. Vengo risuperato nuovamente, ma attacchiamo sempre di più, perché la stabilità di questa moto è tutto, oltre che la cosiddetta coppia, se così la possiamo dire, se così la possiamo chiamare. Un'altra curva sulla sinistra, quest'altro la sta tagliando sull'erbetta, non ha un cazzo da fare nella vita in termini di potenza. Guardate come può rivaleggiare, attenzione, è caduto, ragazzi, non è una gara se non faccio qualche incidente oppure creo disastri. Allora, a parte la stabilità e la maneggevolezza della moto, ho cambiato anche il settaggio del mio mantenimento nelle curve e appunto quelle del mio pilota, su come deve aggredire all'interno delle curve sia in entrata che in uscita. Nel frattempo abbiamo un F3 dinanzi a noi che, anche essendo una delle top di moto, una delle top dell'MV Agusta, riusciamo a rivaleggiare in modo davvero molto egregio. Eccolo qua. Allora, questa qui riusciamo a farla, dai, tutta tirata, dai che ce la facciamo. Dietro non ci abbiamo nessuno. Eccolo qui, secondo giro iniziato, riusciamo a riprenderli, un pochino di dislivello, non fa niente, riesce a mantenere la stabilità, qui la prendiamo un pochino male, però riusciamo a mantenere la moto, oltre 200 km orari, arriviamo quasi sulla curva, la prendiamo larga, mamma mia, questa moto pesa più di 240 kg per il suo peso, il rapporto potenza e coppia, ragazzi, non sono davvero da meno, perché c'ha una coppia davvero spaventosa, riesce a dare davvero tantissimi giri, pur essendo una moto elettrica. Infatti per questo è prodotta in Italia da una casa modenese da dopo, diciamo, il 2011, ed è una delle massime espressioni delle moto futuristiche che ci saranno in generale proprio a livello europeo. Quindi mamma mia che curva, ragazzi, questa l'ho presa davvero ben stretta e ci stiamo avvicinando ai nostri piloti rivali. Qui cerchiamo di superarli, ma niente, l'F3 è bruciante sull'accelerazione, tipico dell'MV Agusta. Qui la taglio molto molto bene, anche se di troppo, però va bene così. Iniziamo a prenderci già la first position, siamo in pole position. Teniamo bene la curva in questo caso, anche se un pochino di slittamento ci stava. Cerchiamo di non guardarci indietro, ma di andare sempre avanti. Allora, l'Energica è un prodotto italiano, stata costruita, fabbricata e realizzata totalmente in Italia. Il suo scopo è di entrare tra le prime bikes super sport con un motore elettrico. Infatti genera una coppia spaventosa, la velocità massima che riesce a utilizzare il suo motore elettrico è di 240 km orari, ha un peso superiore di 250 kg che però non impensieriscono il pilota, che durante le curve riesce a sentire poco il peso di questa moto. Mamma mia, ragazzi,
un circuito abbastanza breve, però non troppo impegnativo. Va bene, siamo su un circuito di Vallelunga, anche questo, anch'essi un circuito tutto italiano, quindi oggi facciamo proprio un circuito proprio tutto made in Italy. Nel frattempo questa curva la prendo male perché mi sono distratto come uno stupido, giustamente. Dietro ci stanno riprendendo. E vediamo un pochino. Allora, questa moto, per chi non lo sapesse, l'ho vinta. Cavolo, l'ho presa male. L'ho presa male, mi stanno riprendendo. Mamma mia, ragazzi. No, devo fare subito il rewind perché non mi piace. Perché se mi stava riprendendo, voglio un duello serio. Ok, va bene. Però cerchiamo di mantenerci almeno la prima posizione. Allora, per chi non lo sapesse, questa moto l'ho presa con una gara ad evento dove si poteva vincere sia l'F3 MV Agusta che questa qui. Beh, però, in termini di potenza e di scheda tecnica, questa qui è leggermente superiore all'F3, con tutto che, ripeto e ribadisco, è una moto elettrica. Si chiama Energica Evo ed è uno dei tanti modelli che ha rilasciato la casa italiana in termini di moto futuristiche e anche sia come livello di potenza che sia che può rivaleggiare con le altre moto che però sono futuristiche per gli anni a venire su come competizioni su pista e anche su strada. Nel frattempo prima posizione e la vinciamo, grande, grande partita, grande, grande gara. Bellissimo, bellissimo da mozzafiato davvero anche il design di questa moto. Ok, l'episodio finisce qui, spero che non vi abbia confuso le idee e va benissimo, vediamo un pochino anche la posizione che raggiungiamo come reputazione, arriviamo al 207esima posizione, va benissimo, qui è tutto da Gen, spero che il video vi sia piaciuto, ci becchiamo al prossimo video, bella a tutti!